fotografie, noi non pensavamo neanche al valore del personaggio e la funzione degli oggetti. Era un po' mal ridotto, però l'ha conservato e salvato un mio zio. Questa è la faccia fotografa troppo perché, te lo dico. Allora, andiamo agli oggetti, Cortiedo. Sì. Questi sono oggetti che ha fabbricato lui. Sì. Tutto con materiale di recupero. Sì. Il corno, dalle corna delle mucche, dei bovini che naturalmente o venivano macellati o morivano per accidente così durante il pascolo. E la lama veniva recuperata dalla sega a nastro, era la lama della sega a nastro delle falegnamerie. Quando non servivano più venivano riutilizzate e lui ci faceva i coltelli. E questa è una certa serie. Questi qua sono ancora più antichi. Ancora più antichi, perché si vede anche dal peso delle cose, e questo proprio è primitivo. Ma io sono convinto che si sono fatti tutti lui questi oggetti qua. E questo è Cortiedo. Questo tuo zio come si chiamava? Si chiamava Antonio Giudice. Antonio Giudice. Antoniuccio, notoriamente Nuccio. Nuccio. Zio Nuccio per me. Zio Nuccio. No, dai. Gli serve solamente Laura. Per prenderlo. Fallo, ma non me lo non me non lo pubblichiamo, sì, però non so fare il laudio. Zio Nuccio. Ora, posiamo il Cortiedo e chiama Gratedda. Se tu domandi a persone anziane solo che nomini Gratedda, allora, piglia la mamma di, che so, la nonna di Jeppes, ti dirà subito di fare il Nuccio. Allora, lui con le cannucce, e poi... Non è che tu vai a raccogliere le canne e sono belle fatte. Le dovevi adattare, le dovevi raddrizzare. E qui, in fondo, mentre lui raddrizza le canne col fuoco, cioè le riscaldava, le teneva ferme, le faceva raffreddare, e quindi erano raddrizzate le canne. Poi le assemblava. Le assemblava tutto con materiale. Ora, si vede qua, però c'è una maestria incredibile. Se tu vai qua dietro, c'è questo motivo, che sembra un motivo ornamentale, invece non è. È solamente il segno che lui faceva, cioè il giro che faceva fare a mezza punta di pinza per serrare la legatura, per renderla più fitta. Ecco così. Questo sui gratetti. Questa qui avrà almeno, lui è morto da 30 anni, quindi era nato nel 1895, è morto nel 1993, avrebbe compiuto 98 anni ad ottobre. E a questo punto io lo ritengo il più longevo della famiglia, perché non ho trovato altri che siano vissuto tanto. No, non mi trovo, se è nato nel 1895 non avrebbe compiuto 98 anni. 1993, sì. No, 1895. È morto nel 1993. Morto nel 1993. Quindi ha 98 anni è morto. 97, perché non avevo compiuto i 98. 97 magari hanno 3 mesi. È entrata. 3 mesi così. Ma qui andiamo al capolavoro. Piombo. Allora, Cortiedo, Gratedda, piombo. Un piombo, tu sai, è l'attrezzo che usa il mio padre per tuo padre. Sì. La cancellissima per il filo a piombo. No? Allora, il pregio dov'è? Che la catena, se tu la guardi bene, la preparava lui. Maglia per maglia, maglia dopo maglia. Però risapesso il fatto che non ti vuoi far fare il No, non fa niente, ci spieghiamo l'audio, ma non ti preoccupare. Questa l'ha preparata lui, è fatta da lui. La conserva mio fratello Andrea, ma c'è un muratore sicurissimo, i muratori Barbella, il padre, Michele Barbella, ne aveva uno preparato da lui. Catene fatte maglia dopo maglia. Se tu lo guardi è qualcosa di eccezionale. Aspetta. Questo è la maglia piccola. Questo è un esempio di maglia più grossa, però la struttura è la stessa. Cosa faceva? Prendeva i fili della corrente, li scuoiava, ripuliva dalla plastica, dal filo, c'era il filo una volta, un tessuto, preparava i pezzettini e li ripiegava uno per uno, maglia per maglia. No, dimmi tu, questo è tutto. Io oggi casualmente mi sono messo, no casualmente, volutamente, ho indossato l'anello che lui mi regalò quando io mi laureai.
E quest'anno sono 30 anni che è morto, guarda caso. Ecco qua, tutto qui, lavoro, il lavoro. Questo è un personaggio, ancora continuiamo, no? Sì, vai. È un personaggio, l'ultimo di 5 figli, del maestro Andrea Giudice, che era pure un altro personaggio. Rimasto orfano di madre quando avevo poco più di un anno, cresciuto dalla sorella maggiore, Anna Maria, che era 10 anni più grande di lui, poco di più, quindi era il cucciolo della famiglia. Cucciolo della famiglia, però soprattutto cucciolo del padre, che ne ha fatto il suo accompagnatore, il suo, tra virgolette, servo. E lui quando nominava il padre, come se avesse nominato il padre eterno, quando diceva l'ha detto papà, non si discuteva più. Era metodico, era scrupoloso, era pignolo, che non vi dico. Quando lui usciva, poteva, altro che canta, quella era loro, è uscito un nocciolo. Anche se gli ultimi anni della sua vita, poverino, è stato pure oggetto di bullismo, come lo vogliamo chiamare, sì. Come sono tutti i vecchi, quando sì. Lui, fino a 6 mesi prima di morire, andava sempre in campagna metodicamente, a stesso 21 di giugno smetteva gli alberi invernali, poteva essere pure che nevicava, però lui li smetteva in quella data, oppure sabba, niente, no, il 21 di giugno. Tutto qui. Allora, noi facciamo...